ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Come potete notare, nuova location, nuova postazione. Ho deciso di registrare questo video davanti all'albero di Natale perché condividerò con voi 6 idee regalo per il Natale e quindi questa mi sembrava la location perfetta, anche perché poi tra l'altro sono innamorata dell'albero. Ve l'ho già detto nel video precedente che se ancora non l'avete visto vi lascio qui nelle schede. Ho montato con voi l'albero proprio da zero, l'abbiamo fatto insieme, l'abbiamo addobbato, quindi se siete curiosi di vedere gli addobbi che ho utilizzato vi lascio il link qui e potete andare subito a recuperare. Detto questo, partiamo subito con le idee regalo per il Natale. Uno dei primi regali a cui penso sicuramente quando devo fare un regalo di Natale a una persona importante per me, una persona speciale, è un orologio. L'orologio è un accessorio che ormai praticamente quasi tutti noi abbiamo, piace praticamente a tutti, si utilizza quotidianamente, quindi è un regalo sicuramente molto utile. E poi perché no, anche sfizioso da avere. Tra tante tipologie di orologi che ci sono in commercio, io voglio parlarvi di Clues. Per chi non lo conoscesse, Clues è un brand che realizza orologi, ma in realtà non solo, potete trovare anche gioielli sul loro sito. Vi lascio il link qua sotto nell'info box se siete curiosi di andare a scoprire tutti i loro prodotti. Io in questo video ci tengo a mostrarvi la loro edizione limitata che è uscita appunto per il Natale e che sarà appunto in edizione limitata. Si tratta di un cofanetto, tra l'altro la scatola è bellissima, io la terrò sicuramente per contenere poi i miei gioielli, gli orecchini, i braccialetti, cose un pochettino più piccole. All'interno appunto c'è l'orologio e il cinturino intercambiabile. Secondo me regalare un cofanetto è uno dei regali perfetti per il Natale, perché non solo in questo caso andate a regalare un orologio, ma c'è anche il suo cinturino intercambiabile. Praticamente è quasi come regalare due orologi. Questo cofanetto, che appunto si trova in edizione limitata, contiene questo orologio oro rosa con un particolare, perché c'è il quadrante quadrato rettangolare. Io sono solita utilizzare gli orologi col classico quadrante rotondo, però devo dire che questo è molto particolare, originale, diverso dal solito, infatti mi è piaciuto molto. Questo è l'orologio tutto completamente in oro rosa con il quadrante bianco. Io lo trovo davvero super raffinato, molto molto elegante. Guardate come sta bene al polso. Il quadrante è grande, però non è eccessivamente grande, quindi su un polso di dimensioni come il mio, secondo me è proprio perfetto. E poi c'è appunto il suo cinturino intercambiabile in pelle. Il cinturino è tutto nero con i dettagli oro rosa come il quadrante. Tra l'altro, un'altra cosa che ho notato subito quando ho aperto questo cofanetto, se notate, c'è un altro piccolo dettaglio sul cinturino, c'è questa doppia fibbia che non è però come il cinturino in pelle, ma è in metallo ramato come la chiusura, che va a impreziosire il cinturino, lo rende più originale, più particolare. Questo dettaglio mi è piaciuto tantissimo. Vi lascio quindi il link qua sotto nell'info box che vi linka direttamente a questo meraviglioso cofanetto. La mia seconda idea regalo per il Natale è quella di regalare un barattolo, un contenitore super cute, super carino, magari anche con delle scritte motivazionali. Questi che vi sto facendo vedere sono di Westwing, però non sono più disponibili, quindi non ho modo di mettervi il link qua sotto nell'info box, però sicuramente vi lascio altri barattoli molto simili o comunque molto molto carini secondo me, anche tipo da Maison du Monde ne trovate davvero tanti a prezzi comunque abbordabili, non superati i 10 euro, quindi comunque ho fatto un regalo low cost. Questa ad esempio è carinissima con le ciglia. Io questi li ho presi, li ho acquistati da utilizzare come portapennelli sulla mia vanity table, però volendo si possono utilizzare anche in cucina come portautensili o magari mettendo semplicemente una piantina all'interno, oppure perché no lasciandoli vuoti messi semplicemente su una mensolina. Questo è sicuramente un regalo da fare o alle amiche fissate con il make up, quindi che hanno tanti pennelli che appunto lo utilizzano poi come portapennelli, oppure alle amiche che amano stare in cucina, quindi che possono utilizzarlo come portautensili, o comunque alle persone, le vostre amiche, le vostre colleghe, le vostre sorelle che sono fissate con l'arredamento, che gli piacciono appunto i componenti d'arredo. Sicuramente un barattolino di questo tipo le conquisterà di sicuro, cioè a me questi piacciono sempre, ogni volta che ne vedo nei negozi vengo sempre sempre attratta, quindi secondo me è un'ottima idea regalo. La prossima idea regalo che voglio condividere con voi è un prodotto di make up, si tratta di questa confezione in latta davvero molto molto carina di NYX Professional Makeup. All'interno di questa
palette di questo contenitore in latta ci sono degli ombretti, quindi abbiamo una palette di ombretti sui toni del rosa, ci sono alcuni ombretti satinati e alcuni ombretti matte. La trovo davvero bellissima, i colori sono tutti portabilissimi, quindi anche per quelle amiche che si truccano però non amano esagerare con il make up ma realizzano sempre trucchi naturali, questa secondo me è una palettina da poter regalare tranquillamente. Anche perché tra l'altro il suo costo non supera, se non ricordo male, i 15 euro. Quindi è anche un prodotto, un regalo low cost, però è davvero davvero grazioso, i colori sono bellissimi. Ancora non l'ho utilizzata, ma non vedo l'ora, cioè sembra davvero magnifica. E poi proprio il contenitore stesso con tutti questi disegni è davvero davvero grazioso. Secondo me ottima, ottima idea regalo. Non può essere un video dedicato ai regali di Natale che si rispetti senza che non vi faccia vedere un cracker. Perché così si chiamano queste confezioni regalo che escono ogni anno per il Natale. Ad esempio da Sephora ce ne sono a milioni, ormai tantissimi brand realizzano questi cracker dove appunto all'interno potete trovare o delle mini taglie di prodotto o magari un prodotto anche in full size, però a prezzi molto più bassi rispetto all'acquisto del singolo prodotto preso separatamente. Il cracker che vi faccio vedere in questo video è di Mercy Andy. Guardate, tutto glitterato, è bellissimo. Se non ricordo male, questo cracker non supera gli 8 euro, quindi anche qua fate un regalo low cost, ma davvero eccezionale. Cioè, ha un colpo d'occhio fantastico questa confezione tutta così glitterata. E poi all'interno, ovviamente, cosa c'è all'interno di questo cracker? Ve lo faccio vedere subito, se riesco a disfare i nodini, senza metterci 25.000 anni, come mi succede sempre. Ecco appunto, come non detto, sono un disastro e ho rotto il cartoncino. Perché mi succedono sempre queste cose? Vabbè, comunque, all'interno di questo cracker, ok, escono in questo modo, ci sono tre igienizzanti mani. Eccoli qua, abbiamo l'igienizzante verde, abbiamo l'igienizzante azzurro lilla e abbiamo l'igienizzante rosso. Gli igienizzanti mani io li utilizzo tantissimo, uno deve essere sempre all'interno della mia borsa, non posso uscire di casa se non ho l'igienizzante mani, ormai è diventata un'abitudine, mi piace averlo sempre in borsa perché lo utilizzo davvero un sacco durante la giornata. La particolarità di questi, che ci sono appunto all'interno di questo meraviglioso cracker, è che sono degli igienizzanti mani glitterati, infatti all'interno del gel ci sono anche dei glitter, dei brillantini super natalizi. Tra l'altro il profumo di questi igienizzanti è davvero molto molto buono. All'inizio sono un po' forti, però poi lasciano le mani super profumate e igienizzate. È davvero un'ottima idea regalo secondo me, però appunto ripeto, da Sephora ne potete trovare davvero tantissimi di questi prodotti, di questi cracker, ed è sicuramente un'ottima idea regalo perché il pack è sicuramente super delizioso, proprio così realizzati sotto forma di caramella. E poi è bello trovare dei prodottini all'interno, diversi prodotti, perché solitamente in questi cracker non si trova solo un prodotto, ma si trovano solitamente dai 2, 3, 4 prodotti, quindi fantastico. Un'altra idea regalo secondo me perfetta da fare a Natale, che io adoro ricevere, è regalare una candela e, perché no, regalare una candela bio, realizzata con ingredienti bio, come questa di Puro Bio, perché adesso Puro Bio non realizza soltanto prodotti di make-up, ma ha introdotto anche prodotti dedicati alla casa. Questa è il profumo di una candela speziata, al profumo di vaniglia, lime e cannella. Il profumo di questa candela è davvero pazzesco. Si sente tantissimo il lime, si sente come una candela bella fresca, non vedo l'ora di accenderla, però ci tenevo a farvela vedere così perfetta. Il barattolo è tutto in vetro trasparente con l'adesivo, con la scritta Puro Bio, è bellissima anche come soprammobile, cioè secondo me è davvero graziosa, quindi assolutamente una candela come regalo di Natale dovete farla, cioè io le adoro. La mia ultima idea regalo per questo video è quella di regalare un prodotto per il corpo. In questo caso si tratta di uno scrub corpo di Bath & Body Works al profumo di cocco e menta. Questo in particolar modo è il profumo di cocco e menta, però ovviamente potete regalare la profumazione che più preferite.
è buonissima. Adoro i prodotti di Bath & Body perché hanno un profumo davvero troppo troppo buono. Il prezzo di questo scrub è di 13,90 euro. Potete utilizzarlo, si può utilizzare sotto la doccia, nella vasca da bagno, si può utilizzare su tutto il corpo ed è realizzata con burro di karité. Io l'ho provata in negozio, me l'hanno provata sulle mani. Cioè, ragazzi, vi posso dire che è qualcosa di fantastico. Lo scrub si sente ma non è per niente fastidioso. Io non sopporto gli scrub, quelli troppo aggressivi. Questo vi assicuro che è super super delicato. Cioè, e poi è troppo 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 buono. Ha un profumo di cocco e menta davvero pazzesco, ve li consiglio perché sono davvero dei prodotti ottimi. Io utilizzo i prodotti di Bath & Body Works ormai da anni, li ho conosciuti, ho conosciuto questo brand negli Stati Uniti, ero a New York quando sono entrata per la prima volta nel loro store e sono stata conquistata dai loro profumi, da tutti i loro prodotti, quindi adesso che è arrivato in Italia non posso che non consigliarvi uno dei loro prodotti. Questo tra l'altro è una novità e davvero è fantastico, io l'ho provato appunto in negozio, mi ha colpito un sacco ed è super super buono, tant'è che secondo me è davvero un'ottima idea regalo da fare per il Natale. Nulla, vi ho fatto vedere alcune idee regalo che ho pensato potessero essere carine da condividere con voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se voi avete già iniziato a pensare ai regali di Natale e se qualcuno di voi si è già portato avanti e ha già fatto degli acquisti. Io personalmente sto già pensando ma ancora non ho comprato nulla. Fatemi sapere con un pollice in su se volete vedere anche un altro video dedicato ai regali di Natale. Credo che probabilmente ne farò un altro, però fatemi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i miei prossimi video. Vi mando un mega mega bacione e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!